Su queste note, su questa musica di Papic, faremo la ricetta e normalmente sono quelle ricette che trovano nei ristoranti e invece noi ce la facciamo a casa, così ci coccoliamo dentro casa. Dobbiamo stare dentro casa e stiamo bene, o no? Allora, oggi faremo una bella tartare con stracciatella, lici e carciofi crudi. Che vuoi di caffè? Una bontà. Iniziamo subito con gli ingredienti. Carciofi, limoni, alici, quelle buone, stracciatella direttamente dalla Puglia e poi la carne. Abbiamo un insieme di grandi prodotti, di tutti amici sono questi qua. E iniziamo subito con i carciofi a pulirli. Sentite qui il rumorino, quello giusto, quello dello scrocchiamento, quello che scrocchia, scrocchia, buono, 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 buono. E incominciamo a pulirne uno bene bene. Ok, quindi leviamo la parte fibrosa, cerchiamo di non rovinare il gambo, vedete, piano piano, così, così, perfetto. Poi tagliamo questa parte estrema qua, così, e intanto li mettiamo qui in acqua. Ma una cosa che serve è il limone, così non si ossida. Vai, così, perfetto. Poi carta assorbente, perché così se lui viene a galla, viene a fare la porta a galla, quella parte che viene a galla si può ossidare, invece non è così, bagnata si ossiderà, ok? E questo è una cosa fatta. Allora, per fare la tartare io normalmente uso pezzi di carne che siano magrissimi. Qui non serve la carne marezzata, non serve la carne quella con dentro tutte quante le infiltrazioni di grasso. Serve un pezzo di carne magrissima. Questo è un pezzo di girello. Allora, che cosa faccio? A me serve solo il magro. Quindi tolgo il tessuto connettivo e il grasso esterno. Il tessuto connettivo che cos'è? È quella sacca che tiene il muscolo, il pezzo di carne, no? Quindi togliamo bene col coltello che taglia, non sprechiamo la carne, che faccio così e tolgo tutto il tessuto connettivo, così, piano piano piano, vedete? Cerco di sprecare il meno possibile. Poi questo qua può essere utilizzato per fare un buon brodo, eh? I coltelli sono fondamentali, perché se il coltello non taglia bene rovina quello che stiamo tagliando. Tutto a brodo questo, non si butta niente, perché è roba buona. Taglio lo spessore che voglio io i cubetti di carne, quindi a me piace né grosso e né piccolo, né via di mezzo. Vado così, taglio la fettina, così. Questa è la parte che si usa per fare anche il vitello tonnato, è meravigliosa questa parte, ok? Tanti lo usano anche per fare il roast beef, va benissimo. Adesso, un coltello che taglia sempre molto bene, così, vedete che faccio? Tutti i bastoncini, ho sovrapposto perché così risparmiamo tempo, no? Ottimizziamo coi tempi, così, guardate che meraviglia. Metto tutto così, il più lungo, vedete? E incomincio a tagliare, così. Vedete, il coltello taglia quando vado così, in questa maniera. Poi vi do una dritta. Se la carne è troppo, tutta la carne deve essere fredda di frigorifero. Quando si fa la tartare, quando si mangiano le cose crude, le cose calde fanno schifo, a me non mi piacciono. Vanno sempre fredde di frigorifero, si devono mantenere determinate temperature. Perché? Per la carica batterica, soprattutto. Lo sapete, è che con la temperatura alta i batteri prolificano, quindi i prodotti devono essere freddi. Adesso prendo la carne, metto qui dentro, metto un po' di sale di quello buono, olio quello buono, olio sapora. Questo qua è delle nostre zone del Lazio, ecco qui, condisco un pochettino. Pepe nero, vedete, bella così. Poi un bel cucchiaio, giriamo, insaporisco bene così, guardate. Sentiamo se è giusta di sale e di pepe. Assaggio? Assaggio sì. Va bene, va bene, va bene, mozza è buona. Adesso, che faccio? Prendo un'altra ciotola, leviamo questo tagliere
e taglio qui questo pacchetto. Questo mi è arrivato da San Vito Lo Capo. Il caseificio si chiama Lanzillotti, prodotti fantastici. Questa è la stracciatella. Mamma mia, non me ne sento mai, sto svenito. Aspetta, ma sto già un pochetto. Guarda la panna, mamma mia, guarda che roba spettacolare. Camera Woman, cioè, lo meriti, guarda. Camera Woman assaggia, mamma mia. Francesco, mi hai mandato questo prodotto fantastico, tieni. Senti che po' di roba. No, potete capire. No, cioè, immaginate, è meglio. Ancora meglio. Prendo un po' di stracciatella, mamma mia. Guardate che è. Panna. Mamma mia, questa è la droga, questa crea dipendenza, ragazzi, qua bisogna andare a San Disontessica poi dopo. Dentro a questa meraviglia, questo dolce, guardate cosa faccio, guardate. Prendo due ricette, mamma mia, c'ho una fame oggi pazzesca. Poi tagliate così piccoline, le metto qua dentro. Guardate che robetta, ah. Ho messo alice qui dentro alla stracciatella, quindi abbiamo dato un tocco di sapidità all'interno della stracciatella. Poi, confusione, papì che sei un grande. Poi, carciofo, ok? Così. Barba zero. Grazie Sandrino. Qua devo ringraziare tutti, perché bisogna ringraziare chi fa un lavoro fatto col cuore, con la passione, ok? E noi italiani per questo siamo fantastici. Siamo fantastici. Taglio sottile, guardate, così, piano, con un amore, con tanto amore. Non possiamo farne un dramma. Adesso dobbiamo condire i carciofi. Metto l'olio, ecco qua, metto dei granelli di sale, poi due gocce di limone, poco, poi pepe, dirughe, a parlare di vecchie streghe. Allora, poi, lo so, non devo cantare, però sto a casa, posso farmi vedere così e ci siamo. Adesso andiamo ad assemblare. Oggi facciamo i figli, eh? Coppa pasta. Mettiamo la carne. Così, bella, abbondante, eh? Oggi per noi è un secondo, va bene? Facciamo proprio una bella figura a casa. Che bellezza, ragazzi, che prodotti, che spettacolo. Pressiamo bene, dai, così. Piano piano, mamma mia che bellezza. Poi che facciamo? Così, con la nostra eleganza, guardate che mettiamo sopra la stracciatella con le acciughe. Poi andiamo qui col suo maestro al carciofo. E questo è l'aperitivo, l'antipasto, il secondo per farci stare bene, tranquilli a casa. Mo' però assaggio io me lo faccio al cucchiaio, la versione aperitivo. Ok? Guardate. Sta venendo la fame, non potete capire. Immagino voi che mi state a guardare. Allora. Te dà l'energia. Che buono che è. Gli altri ci avranno il petrolio, l'oro, i diamanti. Ma non c'hanno questa roba qua, ragazzi, non c'hanno tutto sto ben di Dio. Che ce fanno col petrolio? So bevono. Ragazzi, rifatela, è assurda, è buonissima, stratosferica. Mamma mia che buona, una bontà, una bomba. Non puoi capire che bella, ma che bontà. Lo faccio assaggiare, buonissima.